camminata è molto densa e quindi cominciamo subito. Io farò veramente da passaparola, presentando subito la prossima relazione che è di Ilaria Crotti, intitolata Scenari e personaggi di alcune comparse a Venezia. Un romanzo, cominciamo quindi subito. Insomma, entriamo nel vivo della narrativa di Carlo Della Corte con un romanzo importante, a mio parere, del 68, di cui ora sentiamo il racconto da parte di Ilaria. Grazie. Se si postulasse l'esistenza di un insieme qualificato di tratti atto a rilevare le peculiarità del polimorfismo della narrativa veneta del Novecento, e così da ravvisare una sorta di paradigma in grado di intercettarne i requisiti, questo potrebbe afferire al modello teatrale. Dalla produzione di Comisso a quella di Piovene, Barolini o Parise, per limitarmi a menzionare alcune occorrenze, sebbene esemplari, il teatro per l'appunto si configura come uno dei modelli più accoglienti e persuasivi per tradurre il racconto punti di vista difformi, per dare forma e offrire voce a un coacervo di eventi e personaggi altrimenti di ardua rappresentabilità. Infatti, le quinte di una scena ideale, i cui parametri siano orientati sia verso l'esteriorità che l'interiorità, operano su più registri, strutturando e nel contempo destrutturando non solo il discorso narrativo, ma anche i possibili delle sue interpretazioni. La narrativa di Della Corte non elude le proprietà insite nel paradigma a cui si è fatto riferimento, e c'è da dire che quanto rilevato vale in modo spiccato per un esito maturo quale di alcune comparse a Venezia, dato alle stampe in quando il quasi quarantenne scrittore ha già al suo attivo una prova come i Mardokei. Anche in detto romanzo, infatti, il palinsesto teatrale si era accampato così pervasivo da avvalorare l'ipotesi di lavoro di una sua plausibile lettura in dittico con quello successivo. A ciò si aggiunga la presenza capillare in entrambi di immagini legate in varia misura a Venezia. Si potrebbe allora avanzare l'ipotesi di lavoro che il tema Venezia, col variegato corredo di visioni che supporta, una volta affiancato dai moduli approntati dal teatro, prefiguri una sorta di firma interna della sua scrittura. Apparso nella collana Narratori italiani di Arnoldo Mondadori nel gennaio 1968, di alcune comparse a Venezia, aderisce al modello menzionato, non limitandosi tuttavia a recepirne le implicazioni e le potenzialità più palesi e scontate, e soprattutto conducendolo a interagire in termini molto significativi con gli attrezzi di varie specie messi a disposizione in particolare dal medium cinema. Non poteva che essere altrimenti, del resto, in quella stagione che segna la fine degli anni Sessanta, quando ormai eclissatosi il decennio neorealista, il canone letterario nazionale intratteneva un dialogo intenso sia con la narrativa europea che con quella d'oltreoceano. Campito in due sezioni corpose, suddivise in quattro e due capitoli, la narrazione sembra procedere seguendo un apparente ordine cronologico, con quel capitolo d'esordio dal titolo Un brutto inizio, che pone in primissimo piano un tempo appunto iniziale e un personaggio che dice io, il 25enne scioperato Ottorino, destinato ad assurgere all'istanza vocale cui si delega il registro sonoro delle vicende narrate. Ma ecco che quell'avvio sembra anche un sapiente, sebbene artefatto, schermo narrativo. Infatti, solo all'altezza del capitolo conclusivo, dal titolo De profundis clamavi, il lettore viene a conoscenza dell'angolazione spaziale e temporale in cui porsi per decodificare l'insieme. Prospettiva che pertiene a uno spazio-tempo estremo, quindi epifanico per eccellenza, dove il personaggio ormai postumo, autoesiliatosi da Venezia in una Milano patita come una realtà urbana e degradata, dimensione che risulta essergli quindi incompatibile e antitetica, giace relegato in un letto d'ospedale. Sarà da quella stazione,
che egli potrà narrare la sua esistenza pregressa, elaborandone un'interpretazione straziante. La fine, pertanto, con una sorta di cannocchiale rovesciato, impone al tracciato narrativo una sapiente inquadratura capovolta e per antonomasia cinematografica, che dopo averlo tratto in inganno sorprende il lettore, suggerendogli una pista sbagliata, ovvero quella di un inizio che si accampa come normativo, cui fanno seguito sequenze narrative incalzanti disposte secondo un ordine cronologicamente progressivo. Così. Sono stanco. La fatica che si fa a scrivere un romanzo vero, o meglio, a dettarlo, ma non ho tempo per pentimenti e cancellature. È stata una brutta storia e la colpa è mia, anche se ho raccontato invano all'aria intorpidita dall'etere, alla tenda di mussola bianca che galleggia alla mia destra. Se fossi ancora in tempo ad imparare qualcosa, una piccola novità, a spostarmi da questa pianura per vedere tutto dall'angolo giusto. Pochi metri di salita basterebbero, ma non voglio rendermi colpevole di un altro sogno. La misura è già abbastanza colma, come la solitudine. L'affanno finale della scrittura, che assurge dunque a strumento in grado di ipotizzare una quale esistenza futura, pur estranea alla vita, contrasta con la levità di un incipit nel quale risuonano come predominanti le note bohémienne, sebbene gravide di un'incoscienza nefasta, di un'avventura amorosa con la popolana Marsilia, mentre in barca, sulla laguna veneziana, si sperimenta una condizione di felice e liquida instabilità. I luoghi veneziani della corte sono situati in genere sulle fondamenta nuove, è la Venezia della corte, quindi molto diversa da quella, ad esempio, di un Pasinetti, che è tutto spostato verso Dorso Duro. Sono geografie narrative molto significative. Cito: eravamo a mezz'acqua tra le fondamenta nuove Murano, in quel tratto di laguna che non è di nessuno, né dei Muranelli, che tengono di più al loro faro bianco di gesso che ha tutta l'acqua di questo mondo, né dei veneziani, che quel dito un po' sporco di laguna, pieno di alghe e ribollente contro i muri del cimitero, non lo possono sopportare. Prescegliere un'inquadratura d'esordio di tale tenore per mettere a fuoco la prima immagine di Venezia che il testo avanza non potrebbe essere più esemplare, con quello specchio acqueo liminare che mentre le riflette ritiene più accezioni, essendo nel contempo scenario erotico e fondale luttuoso. La scena a cui si assiste stupefatti dalla prospettiva della barca parrebbe il crollo di un edificio. Quando crollò la casa della zia ero in barca, questo è proprio l'incipit. Cedimento peraltro annunciato, determinato da un'incuria atavica, quello della casa di zia Antonia, ossia di uno dei membri della nobile ma decaduta famiglia Trevisani, che causa la morte della padrona, di due serve e di una bimba intenta a giocare nel campo adiacente. Raggiunta la scena del disastro, al personaggio capita di raccogliere i commenti del vicinato e i loro giudizi certo non lusinghieri sulla genia della propria famiglia, mentre un fascio di luce sinistra, ma senz'altro cinematografica, illumina di un bianco sporco un particolare del sette. Cito: l'estrazione di un pointer morto da quella montagna polverosa era biancastro e livido di calcinaccio sotto la luce artificiale. Si noti pertanto come la visione cimiteriale calata in quella condizione di felicità precaria, mentre il personaggio Torino oscilla in bilico sull'acqua nelle adiacenze dell'Isola dei Morti, San Michele, vada a interagire con il taglio prospettico appunto franoso del disastro. Il tema d'apertura, vale a dire quello afferente al crollo, è destinato a essere assunto e iterato in molteplici forme, cadenzando anche il prosieguo della narrazione, così da sorgere a un leitmotiv sia sonoro che visivo.
Esso infatti ne rappresenta uno dei più allegoricamente sensibili, orientato com'è a trascrivere altrimenti conflitti e snodi problematici non confinabili entro il perimetro concesso dallo spazio-tempo esteriore. Tradotto altrimenti, quindi, anche in quanto cedimento, frana, rovina, rinuncia o capitolazione, con le ricadute oggettuali che un campo così rivelatore comporta, nell'evocare via via polvere, macerie, sabbia e fumo, insomma lo sfarinarsi della compattezza ontologica di un mondo, appunto quel refrain individua un esteso dominio semantico, le cui valenze investono appieno la sfera della soggettività. Eccolo inoltre offrire criteri utili a caratterizzare una tipologia romanzesca definibile come generazionale, dove i conflitti insorgono prioritariamente tra le dinamiche che albergano all'interno del nucleo familiare. Varietà pronta pertanto a guardare i modelli già suggeriti dal Bildungsroman, ma per rovesciarne puntualmente gli assunti. Se si intendesse classificare la prova, la si potrebbe definire allora un romanzo per eccellenza di cattiva educazione, appunto nel suo mettere a fuoco il rapporto perverso che lega un personaggio da giovane a tutti i membri della famiglia d'appartenenza, per poi indurlo a riscoprire con struggente smarrimento le ineluttabili aporie e le umane debolezze di ognuno quando è ormai troppo tardi, non solo per l'ex giovane, ma anche per tutti coloro che componevano un nucleo familiare andato ormai in frantumi, proprio come quelle macerie della casa di zia Antonia avevano annunciato per metafora. Qui salto alcune esemplificazioni di tipo teatrale per ragioni di tempo, che rimando appunto poi ad illustrare meglio nel testo che darò per gli atti. Ecco, le cifre per eccellenza teatrale che saturano il testo sono destinate a rivelarsi appieno nelle dinamiche relazionali che premono tra i personaggi, come nel passo che riporto per limitarmi a un singolo esempio, dove il figlio non più adolescente, che comunque si rifiuta di divenire adulto per un verso, e il padre piavolo, il quale per un altro pargoleggia, non intendendo farsi carico di nulla se non dell'immagine artistica stereotipa del pittore che si è attribuita, salgono in scena per recitare due parti, la cui espressività si rivela piena appunto in dittico. Nelle sue premure, ma bene nella giornata solo due volte a sentire come stavo, c'era forse solo curiosità. Ero il nuovo protagonista, dopo tutto, e per amore dello spettacolo voleva seguire le mie mosse, un po' da vicino, non farsi prendere in contropiede di eventuali risvolti drammatici che avrei forse potuto meditare nel mio silenzio. E sarà il protagonismo della voce che dice io, deviato poiché imposto dall'esterno, una volta calato in quella costellazione di comparse, evanescenti ma ingombranti, a condizionare quelle dinamiche a cui si è fatto cenno. Il romanzo è del resto così costellato di rimandi e vocazioni alla sfera teatrale cinematografica che diventa difficile una schedatura esaustiva. Ecco, per limitarmi a qualche esempio, la palese menzione di un cinema veneziano e nazionale frequentato da Marsilia e Ottorino, i quali sonnecchiando e ingurgitando Bagigi erano abitué ai serali della sala, così da viverla come una sorta di spazio non solo esistenziale ma anche mentale. Merita un altro cenno il rinvio, cito, all'opera di Wolf Ferrari, I quattro rusteghi, popolarissima a Venezia, tanto che a volte veniva persino data in improvvisate e sommarie versioni nei patronati, dove per l'occasione le sale si riempivano fino all'inverosimile. Sono spie codeste che in un tempo databile intorno agli anni 30 alludono a modalità ricettive molto diffuse nell'habitat urbano, così da permearne capillarmente le varie forme di convivenza e di socialità. Ma non si tratta solo di questo, dal momento che esse veicolano anche un sostrato simbolico di somma rilevanza.
pur reso più implicitamente rispetto ai Mardochei, dove i rituali e i miti della stagione fascista in tutte le loro esibizioni plateali erano stati esplicitati appieno, detto fattore teatralizzante presume l'esistenza di un sostrato sociale e culturale condizionato a fondo da ipoteche ideologiche. Anche la descrizione dell'ascolto radiofonico delle commedie di Giacinto Gallina assume un senso che va al di là dell'episodico, per assurgere vero e proprio rito comunitario, del resto orchestrato con sapienza dal folpo nonno. E si tratta di un cerimoniale collettivo, anche se imposto dal padrone di casa, atto a convertire ogni ascoltatore in comparsa, come del resto risulta inscritto nel titolo del romanzo, di una commedia di secondo grado, a patto tuttavia che si attribuisca al termine comparsa valenze atte a qualificare gli attributi labili, ma appunto per questo epifanici, di cui sono depositari i personaggi in scena, in quella loro fugace ma lancinante transitorietà di apparizioni. Cito: allora il folpo, quando ancora non ci tiranneggiava, convinto di campare chissà quanto, che pur non essendo sordo ci teneva a fare il vecchio patriarca e pensava che la durezza d'orecchio fosse per la sua recita un requisito essenziale, si spingeva con il carrozzino fin sotto quell'arnese petulante e dava il via, nei momenti più inopportuni, alle risate degli altri, perché esigeva che in quelle rare circostanze fossimo tutti presenti ad ascoltare. Io, per esempio, conoscevo quasi a memoria di Giacinto Gallina, Zente Refada, El Moroso della Nona, La Famigia del Santolo. È lo statuto medesimo del personaggio, d'altro canto, che partecipa di un'endemica natura teatrale, pur declinata in svariate accezioni. Esse procedono da una silente, che parebbe propria di un mimo, ad una più allegoricamente impostata, ovvero alla marionetta, fino a quella che permea le coordinate della farsa finale, esito grottesco presagito già all'altezza del decesso dell'onnipotente patriarca, allorquanto i parenti vorrebbero riconoscerne l'erede legittimo nel personaggio che dice io. E sarà in detto frangente che il cadetto Torino, cui il nonno, detronizzando il nipote maggiore Brunone, ritenuto inetto sotto ogni punto di vista, aveva imposto la maschera di maschio egemone, perché amante del vino e delle donne, costretto suo malgrado a misurarsi con la traccia di una figura paterna rifiutata e che ipotizza per sé molti ruoli, benché incongrui, ricusandone l'interpretazione. Cito: con gli occhi sbarrati nel buio guardavo sfilare queste ipotesi tradotte in immagini, ma in ognuna di sé il personaggio che io rappresentavo era poco convincente. Il gusto per il comando, che avevo creduto di possedere un tempo, si era appannato. M'ero reso conto di averlo fatto improvvisoriamente mio per condiscendenza agli obblighi familiari. No, ora sapevo di volere un'altra vita, né comandare né essere comandato, perché ricevere il potere voleva dire sottostare a un gioco impostato da altri. Uno di costoro lo avevo visto la notte prima impegnato nella farsa finale. Quegli occhi sbarrati nel buio e quello scorrere di fotogrammi alludono a sequenze di ipotesi tradotte in immagini, mentre suggeriscono la percezione per antonomasia cinematografica del personaggio, il quale si riveste dei panni di attore e nel contempo di spettatore della farsa che si sta allestendo, pur rifiutando di farsene sia interprete che regista. Una delle citazioni più significative del paradigma teatrale non poteva non attingere al magistero pirandelliano e al suo indicativo strappo nel cielo di carta del teatrino delle marionette, come teorizzato in uno dei dialoghi drammaturgicamente più serrati del Mattia, ossia in quello che ricorre tra il signor Meis e Anselmo Paleari, nell'occasione in cui i due personaggi, filosofi sui generis,
discettano della tragedia impossibile cui è condannato un Oreste marionetta, costretto a farsi Amleto in una modernità degradata. Ebbene, in un passo che mi pare focale per decrittare appieno il corredo cromosomico del personaggio di Della Corte, all'altezza in cui il dramma familiare si è ormai manifestato in tutta la propria virulenza ferale, paralizzando qualsiasi ipotesi risolutiva, Ottorino esterna una consapevolezza talmente piena del cinematografo interiore che lo pervade, da citare quasi alla lettera la lezione dell'Agrigentino, magari rileggendola alla luce della visionarietà teatralmente allucinata della narrativa di un Guido Piovene. Così. Ora anche il cielo si era lacerato, il gran vecchio aveva reclinato il capo sulla spalla, il figlio era rimasto solo e i cherubini si rivoltavano, svolazzando qua e là, tra nuvole sfilacciate che odoravano di polvere da sparo. Una brutta faccenda, ma non più di tante altre, non era quella la sola fede perduta. Finché avevo creduto in tutto, era andata bene. Poi era bastata la prima smagliatura e il buco si era fatto enorme. Adesso, mi ripetevo sarcasticamente, coinvolgeva l'universo. Era come uno schermo cinematografico in un'arena all'aperto che fosse stato lacerato dal vento. Paesaggi e persone vi trascorrevano, tutti erano sbrindellati e manchevoli. Sbatacchiata da intemperie le cui cadenze allegoriche mi paiono inequivocabili, quella tela è in grado di ospitare un personaggio e un paesaggio devastato, offrendo visibilità a marionette che si dibattono scomposte tra le quinte della loro minuscola arena. Va sottolineato inoltre la riproposizione del tema del crollo e soprattutto il fatto che lo si riconduca a persone e a cose. Esso pertanto ribadisce il nesso che lega quel campo semantico al fattore della teatralità, fattosi performance di una realtà rutilante nel cui coacervo risulta arduo e nucleare il nesso logico-causale che pone in relazione la singola porzione all'insieme. Focalizzare da presto un particolare che sta per il tutto e viceversa, ossia inquadrare un'ampia sezione per poi ricondurla a una minuzia, o destrutturare l'ordine di una scena e le proporzioni realistiche di una singola figura, sono procedimenti stilistici e retorici cui la narrativa del veneziano guarda con insistenza avvertita. E va anche rilevato che ciò si verifica in misura più incisiva a questa altezza, rispetto a quanto aveva avuto luogo nel romanzo precedente. Soluzioni di tale tenore, infatti, contribuiscono a riformulare il calibro e le mutue proporzioni di eventi e personaggi, imponendo loro un altro ordine che corrisponde a quello liberamente associativo della finzione narrativa. Uno dei passi più sintomatici di quanto notato figura tra le pagine conclusive dei Mardochei, cosicché, data la significanza che riveste, può essergli attribuito un rilievo addirittura programmatico. A detta altezza il personaggio, che anche in quella sede aveva fatto proprio il registro vocale di una prima persona, non si riconosce in una riproduzione fotografica, mentre assume la strumentazione filmica quale medium disposto a tradurre visivamente e narrativamente la propria identità incerta e scomposta. L'esperienza dell'infanzia di quell'io, infatti, si va dissolvendo in una precoce adolescenza, mentre ingaggia una dolorosa lotta tra due poli, divergenti sebbene accomunati da certi tratti, vale a dire tra un'educazione cattolica gesuitica, sessualmente morbosa e fobica, incarnata nella figura dell'anziano padre Malusà, e una formazione prima da balilla, indi da avanguardista. Ciò ha luogo in un contesto veneziano che, in quanto comunità partecipe di alcuni etimi ricorrenti, non può che assistere inerme al tracollo del regime, mentre patisce nella più intima quotidianità i drammi causati dal secondo conflitto mondiale. Cito:
Mi guarderò fra altri 10 anni. La foto della mia classe, presa qualche mese addietro, sarà quella di sconosciuti, anzi no, di gente che si conobbe un tempo, si frequentò e scomparve, come accade nei film, quando un personaggio secondario, ma caratterizzato, appare da una dissolvenza, compie un gesto e sparisce. E più avanti lo rivedi ancora, ma te ne sei già dimenticato. E invece prima eri rimasto stupito e attratto dalle labbra tumide, magari dalle basette che credevi volessero dire o sottintendere molte altre cose. Già, quel me stesso che avevo frequentato anni prima non mi diceva più nulla, se non che era un buco, una falla, un vuoto che io colmavo, perché non sarei mai più riuscito a far combaciare le mie mani con le sue, il mio naso con il suo, ma soprattutto i miei occhi che cominciavano a vedere qualcosa di diverso, con i suoi che, come in tutti i bambini, erano pronti e reattivi soltanto ai particolari, mentre adesso questi mi sfuggivano e mi venivano incontro ancora fluttuanti, grossi segni geometrici di gesso sfarinato in cui cercavo di chiudere le cose essenziali. La sagoma del personaggio secondario, ritratto con tanta attenzione nel momento esatto in cui scompare alla vista in una dissolvenza, dalle modulazioni molto performative, quasi recitasse una parte non sua dinanzi ad un pubblico distratto, sembra annunciare per l'appunto quelle comparse destinate ad animare il romanzo a venire, figuranti appunto che nel loro svanire all'occhio paiono sedimentarsi in modi indelebili nei territori liquidi della memoria, come fluida appunto appare la qualità prima dell'habitat vacillante ed effimero che li attorna. Ecco allora una delle cifre più persuasive dello statuto del personaggio di Della Corte. Parvenza umbratile e appunto per questi suoi tratti latenti posta nelle condizioni più appropriate per avviare un fitto dialogo, pur svolto in sordina, con tutto ciò che l'attorna. Optando per una strategia tanto depistante, quella larva è destinata a imprimersi indelebile nel ricordo più di quanto potrebbe aspirare una sagoma di personaggio progettato a tutto tondo, definita nei minimi particolari e rischiarata da una visibilità compiuta. Grazie per questa bella e densa relazione su, in realtà, due romanzi di Carlo Della Corte, di cui mi pare siano state messi in luce due elementi forti, tra molte notazioni ricche, dense, quello della teatralità, che è in dubbio a partire dal titolo, e quello di questa decadenza che si incarna in oggetti, in personaggi, è la decadenza di una classe naturalmente, questi protagonisti di alcune comparse sono protagonisti aristocratici, nobili, e è decadenza dei loro oggetti, dei loro palazzi, cedimento così metaforicamente rappresentato ad apertura di libro da questo palazzo che cade e che ci lascia veramente colpiti. E, insomma, mi pare che venga in luce molto da questa relazione che Della Corte insegue una città, Venezia, con occhi che non hanno nulla di realistico, nonostante Ilaria l'ha messo bene in luce, così una anche incisione sociologica interessante, ma sono occhi allucinati, surreali, grotteschi quelli che emergono da questi libri. Credo che Cesare De Michelis, presidente della Marsiglio, oltre che professore di letteratura italiana a Padova, ci confermerà questa mia impressione,
parlandoci della trilogia veneziana, cioè dei tre romanzi, Germana, Il diavolo suppongo e Muoio disperato, che Della Corte scrive tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, un pezzo molto forte al cui centro ancora una volta è Venezia e la terraferma. Buongiorno, io volevo partire, anche perché ormai si finisce sempre per fare così, appartiene a un fatto generazionale, volevo partire dal primo incontro che io ebbi con Carlo Della Corte, che risale a un'epoca veramente remota, nel senso che la trattoria ai Padovani, giù dal Ponte dei Pugni, dove oggi invece è insediata un'agenzia bancaria, segno della degenerazione finanziaria del sistema veneziano anche, Change in sostanza, si riuniva un'associazione degli scrittori veneti, presieduta e animata da Diego Valeri, il cui braccio operativo era l'ancora giovane Carlo Della Corte. Io ragazzino, ma petulante come continuo ad essere, mi consideravo già associato e associabile e compagno di avventure di anziani professori come Diego Valeri e giovani talenti emergenti come Carlo Della Corte, che aveva esordito, sarà bene ricordarlo perché è una cifra che poi segna, come dire, l'approccio alla scrittura di Carlo, che è quella che comincia come poeta. E come poeta molto più ricco di una vena esistenziale, autobiografica, psicologica, qualche volta con accenti persino crepuscolari, del resto il rapporto con Valeri suggerisce questa ascendenza, ma con una carica di rabbia che era caratteristica invece di quella stagione straordinaria che furono la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Poco dopo Carlo si trasferì a Milano e lì per un decennio fece una carriera giornalistica e editoriale molto ricca e molto varia, di cui qualche segnale è già stato ricordato nelle relazioni di stamane. Lo rincontro a rientro a Venezia, cioè alla fine degli anni 60. Un decennio, sì, avevo letto i fumetti anch'io, avevo seguito l'esordio con Mardochèi nella collana Tornasole, che era una specie di luogo ideale in cui Sereni e Gallo pescavano dal sacchetto dei numeri del lotto i numeri che dovevano segnare la novità della storia letteraria. Poi molto rapidamente si mise lo smoking, anche il tornasole, e pubblicò come novità scrittori largamente affermati e in qualche modo maestri indiscussi della tradizione novecentesca. Ebbene, quando ritrovo tracce di Carlo Della Corte in due segnali, uno, che mi piace ricordarlo, che mi trovai assistente di Branca a esaminarlo in storia della letteratura italiana. E ricordo l'imbarazzo, in fondo non ero, dopo nelle lunghe, ormai quasi semisecolari esperienze di insegnamento, non mi spaventa più nulla, ma allora, ragazzino, vedere un signore che io consideravo arrivato, che io consideravo più avanti nella carriera letteraria di me, e doverlo esaminare, mi ricordo una battuta che non lo fece del tutto contento, che disse: "Ma scusi, mi parli di Carlo Della Corte?" Nel tentativo di sdrammatizzare questo incontro che in quegli anni riprendemmo delle relazioni di cui restano tracce in alcune dediche che conservo nelle copie dei libri che ogni tanto mi regalava. E arriviamo rapidamente alla fine degli anni 60, di cui ha parlato egregiamente Ilaria adesso, e quindi non voglio tornare sui medesimi libri, e poi, piano piano, negli anni 70, quando cominciarono i primi rapporti di natura editoriale con Carlo.
i quali nella seconda metà degli anni 70, la più triste della mia vita di editore, tanto che alla fine mi presi un lungo sabbatico andando a fare un altro mestiere che era l'assessore, però non riuscivo più a dare consistenza ai miei sogni di editore di letteratura, e Carlo ricorderà questi suoi manoscritti che giravano ma non trovavano uno sbocco editoriale. Lo trovarono in un'impresa che nacque a fianco della Marsiglio, alla quale io partecipai in modo abbastanza attivo, che è le edizioni De Gozzante, che furono l'editore che ricondussero anche editorialmente Carlo a Venezia, casa editrice che è nata dall'incontro di tre moschettieri, verrebbe da dire, uno più scombinato dell'altro, uno dei quali ero io, il più giovane, il secondo era Toni Cibotto, il più anziano e il più esperto della vita, e il terzo era un compagno d'arme di Carlo, che è poi il vero, uno dei veri iniziatori del rapporto tra Carlo e Fellini in quegli anni poi sempre più fecondo, che era Tiziano Rizzo, poeta anche lui, e che di fatto poi assunse la parte gestionale dell'edizione del Gozzante, che però nasceva in grandi bevute a tre, e che cominciamo anche lì con degli autori non proprio da scoprire, perché erano Zanzotto e Parise, quindi diciamo, andavamo abbastanza sul sicuro. In quel contesto uscì Carlo Della Corte con il primo romanzo stampato a Venezia, che si intitolava Cuore di padrone, col quale per la prima volta entrò nella cinquina dei premi Campiello di quell'anno. Questo rapporto difficile si interrompe una seconda volta alla fine degli anni 70, quando una grave perdita produsse in Carlo un grande senso di disperazione, che durò a lungo anche, la morte della moglie. E su questo Carlo perse anche in gran parte la voglia di scrivere, di mettercela tutta. Aveva questo rapporto poi, che era facile trasformare rapidamente in un rapporto, se volete, cinico con il lavoro, che era la RAI, cioè tra tutte le imprese giornalistiche d'Italia la RAI è quella che ha sempre avuto un'immagine ministeriale agli occhi di chiunque, quindi il lavoro, scarso apprezzamento per la qualità della collaborazione individuale, molta burocrazia, infiniti progetti che venivano lasciati cadere, buttati, in un percorso abbastanza stravagante, che però in quegli anni vide progressivamente racciolarsi attorno alla RAI veneziana un gruppo di persone che avevano sempre a che vedere con la letteratura e che appartenevano a quel entourage di amici che rappresentava il punto di partenza della Corte. E anche qui vorrei ricordare Nino Vascon, che diresse la RAI negli anni 80, mi pare di ricordare, non ho le date a memoria, che voleva dire ancora una volta Ugo Pratt, oggi pomeriggio avrete il piacere di ascoltare Ongaro, che era questo ambiente di una forte passione letteraria, una forte attitudine anche letteraria, tutti costoro hanno scritto fior di libri, ma anche con quest'aria molto poco accademica, molto scanzonata, dal fumetto di Pratt alle avventure di Ongaro, la scrittura comica di Vascon, erano tutti registri che cercavano in tutti i modi di evitare il sublime. E anche Carlo, vedremo, e lo vedremo soprattutto adesso, nonostante, come dire, la componente di letterarietà sia la più forte probabilmente in questo gruppo di scrittori, era però costantemente in una sorta di conflitto con sé medesimo, nel tentativo di cancellare le tracce di una qualsiasi forma di tradizione alta alla quale ricondurre le origini della sua attività di scrittore. A questo punto, verso la fine degli anni Ottanta, Carlo, dopo quasi 8 anni di silenzio editoriale, pubblica un nuovo romanzo. Un romanzo complesso, impegnativo, che si intitola Germana. È un romanzo
importante, a cui tutti attribuiamo, tutti noi che amavamo Carlo, ma anche quelli che avevano più alte responsabilità editoriali, attribuiscono una grande importanza. È il ritorno di Carlo con un grande romanzo su Venezia e una grande riflessione. Carlo poi lo carica anche di un sistema d'attese maggiore, è l'inizio di una trilogia, è il libro della sua vita, nel momento della maggiore maturità, ha completato ogni percorso formativo, anzi forse è andato già oltre, e quindi vuole confrontarsi con una capacità di esprimere una rappresentazione complessiva sulla sua città, il modo in cui essa vive la complessità del rapporto col moderno, o meglio, il modo in cui il moderno la uccide. Perché poi il tema fondamentale della trilogia di Carlo Della Corte è questa progressiva decadenza della venezianità, non di Venezia nella sua solo monumentalità, ma proprio della venezianità, in una sorta di grand finale che poi è il solo titolo del terzo volume, titolo peraltro lungamente tormentato e discusso, e muoio disperato. Il messaggio è inequivoco e credo che non gli si possa credere sulla parola. Carlo morirà sostanzialmente disperato, non ritrovando mai più la voglia che invece nella fase giovanile aveva caratterizzato, l'entusiasmo anche che l'aveva caratterizzato. Questo libro mi viene mandato in omaggio da Carlo con un messaggio che anche questo è significativo, non riguarda tutte le dediche di Carlo che io ho potuto vedere, quelle rivolte a me, Carlo, parlano del suo sentimento con il destinatario, l'amicizia, l'affetto, la solidarietà. Questa volta invece è un grido, non dico di dolore, perché sarebbe patetico, ma c'è un bel esclamativo finale e dice: non maltrattarmi. Non maltrattarmi, perché questo è un libro a cui Carlo ha affidato non solo una parte importante del proprio pensiero, ma anche una speranza di riuscire a riprendere un ragionamento. Siamo all'inizio di una riflessione su un tema drammatico come il rapporto tra Venezia e il moderno, ma un inizio in cui la conclusione disperata non è ancora l'unica possibile. C'è una chance diversa. Il personaggio di Germana è tutt'altro che un personaggio privo di fascino vitale, di forza vitale. C'è, diceva il primo critico che presenta il romanzo Germana di Carlo Della Corte, è Giuseppe Pontigia, che scrive il risvolto anonimo, peraltro, ma Carlo me lo trascrive e me lo manda scrivendoci sotto Giuseppe Pontigia a penna, perché era tutto fiero della autorevolezza letteraria di questo commento. Vi sente certo presentimenti della fine, ma parla, conclude la propria presentazione del libro descrivendolo come un'epopea accorata e ironica della Venezia odierna, vuota di ogni sostanziosa verità, ormai vaporizzata e sfuggita dal suo mirabile guscio incrinato, ma anche una testimonianza appassionata e lucida del nostro collettivo smarrimento. Mi sembra una definizione molto limpida del senso che questo libro ha, in cui appunto, partendo dal tema dello smarrimento, però Carlo cercava ancora di trovare delle ragioni che gli consentissero di continuare a riflettere sul rapporto tra lui e Venezia nel clima della modernità. Poco dopo che il libro è uscito, però, Carlo riceve una lettera straordinaria di Federico Fellini. E la lettera vorrei leggerne un brano anche qui, perché dà l'idea anche dell'incandescenza affettiva che caratterizza l'uscita di questo libro e questa stagione nella vita di Carlo. Sì, il tuo libro mi è piaciuto tanto. Mi ha restituito per 3 o 4 giorni la gioia di sapere che non l'avevo ancora finito e che mi aspettava la sera sul comodino.
mi era molto piaciuto anche di alcune comparse a Venezia, e anche Grida al Palazzo d'Inverno, così come mi avevano entusiasmato i primi racconti che ho letto di te, quelli di Pulsatilla Sexuata. Ma Germana mi ha conquistato per il suo respiro potente, la nostalgia e il presentimento, la capacità straordinaria di mettere a fuoco i dettagli e le sfumature labirintiche di un'emozione e nelle stesse pagine il talento del grande scrittore che riassume in poche righe situazioni ed episodi complessi. Questo modo di avvicinarti minuziosamente al particolare e di indietreggiare, abbracciando con un colpo d'occhio lo svolgersi di più di una storia. Ma non voglio continuare a chiacchierare così scioccamente, sforzandomi rischiosamente in un'operazione, in un linguaggio che non mi appartengono. Bravo Carlo! Sono convinto che se il libro riesce ad arrivare nelle mani dei lettori, questi ti saranno grati e ne parleranno bene comunque. Come vedete, l'entusiasmo di Fellini non è un entusiasmo di cortesia o di maniera, c'è una condivisione che tra l'altro evoca appunto l'intera storia letteraria, quasi l'intera storia letteraria di Carlo, fin da partendo dai primi racconti quasi di fantascienza di Pulsatilla Sexuata. Devo dire che il libro dà soddisfazioni a Carlo. Tra i primi recensori c'è proprio anche Andrea Zanzotto, con un articolo sul Gazzettino in cui tre aggettivi bastano semplicemente a suggerire l'idea che Andrea se n'era fatta. Questo Germana, un libro coinvolgente, libero, attualissimo. Mi sembra anche qui un'emozione non banale. Vuole che anch'io non lo tratti male. Non lo tratti male, non maltrattarmi, ho obbedito alla richiesta di Carlo e ho scritto in un articolo che apparve sul Gazzettino tardi rispetto alle sue ansie, ma in tempo perché lui ne restasse abbastanza contento, in cui dico varie cose su questo libro che non vi leggo, riporterò in parte probabilmente nella relazione, ma qui no, l'autocitazione mi sembra veramente eccessiva, in cui riconosco appunto questa centralità del personaggio di Germana come questo personaggio femminile. I personaggi femminili di Carlo mi darebbero una loro decifrazione, perché sono, da un lato appartengono sicuramente a una cultura maschilista, sono donne oggetto, sono personaggi che trasudano sensualità e che diventano rapidamente oggetti del desiderio, ma Germana è qualcosa di più e lo basta il nome a dire che è qualcosa di più. Il nome che da un lato evoca la Germania, ma dall'altro evoca la sorellanza. E in questa sorellanza probabilmente c'è la chiave per cui Germana è un personaggio sostanzialmente autobiografico, con tutti ovviamente gli stravolgimenti espressivi che la scelta del cambio di sesso produce, ma c'è una volontà di rispecchiamento di sé nel comportamento di questo personaggio. E comunque anche qui, più che citare me, che mi sembra poco interessante, vorrei leggervi, e vado rapidamente verso la fine, vorrei leggervi la lettera, che non quella, il biglietto, che mi sembra del tutto poco interessante, ma la lettera che qualche tempo dopo Carlo mi scrive, riprendendo a una distanza di un decennio la voglia di mettere in piedi un rapporto editoriale con Marsiglio. Caro Cesare, anni fa, forse tramite Cibotto, feci avere alla Marsiglio uno scartafaccio, pur tra molte incertezze, perché si trattava di un'opera che consideravo ancora in fieri, anche se non sapevo se avrei avuto il fiato e la voglia di terminarla. Poi il miracolo, diciamo così, è avvenuto e ne è nata quella trilogia di cui Mondadori ha pubblicato la prima parte, Germana, che tu hai recensito con tanta simpatia. Però la Mondadori è troppo grossa per una piccola bestia come me. Il libro è uscito il 10 maggio, giorno in cui entrò De Benedetti e uscirono Leonardo e altre persone, tra cui, e fu un'ammazzata per un romanzo che stava arrivando in vetrina in quelle ore, il capo ufficio stampa.
Inoltre era in corso lo sciopero dei giornali, con cumuli di recensioni e ritratti sui tavoli redazionali. Insomma, una frana. E io sinceramente non sono uno che in casi come quelli prendo in mano la barra guidando la navigazione del libro. Sono una vergine timorata che sta scioccamente nella sua nicchia. Comunque, e ho i documenti ad attestarlo, da quel dannato 10 maggio sino al 30 giugno, cioè in 50 giorni, senza un ufficio stampa che mi spalleggiasse, senza giornali che parlassero di me, le recensioni, compresa la tua, uscirono dopo. Ho perso il filo. Eccola qua. Ho racimolato tra i 15 e i 16 milioni di diritti d'autore per un libro che mi pare costasse 24.000 lire. Non è un successo alla Bevilacqua o Sgorlone, ma considerate le circostanze non mi sembra neanche del tutto trascurabile. Comunque mi turba e disturba l'essere un numerino in quella massa di carcerati che gravita sull'editore di Segrate, al quale non mi lega più nemmeno la vecchia consuetudine familiare che avevo con i Mondadori veri. Ho visto che in passato vi siete battuti strenuamente per altri transfughi, come Neri Pozza e Barbaro, che evidentemente avete considerato prima che numeri esseri umani, grazie alle vostre dimensioni, ragguardevoli, ma non ancora, io per mio conto spererei mai, mastodontiche. Alla corte, caro Cesare, se tu lo gradissi, garantendomi però almeno uno svolazzo su di essa dei tuoi propri occhi e magari una risposta in tempi decenti, ti farei avere la seconda parte della trilogia. Ma a patto, naturalmente, che se ti dovesse piacere e decidessi di pubblicarla, di non lasciarla, come diceva il poeta, fungire su di sé, insomma di aiutarla a camminare. Tra l'altro, e sbaglierò, mi pare che sia di gran lunga la parte migliore di un malloppo che durava oltre 1000 pagine, comunque adesso rimaneggiata e autoconclusiva. Scusami la serenata, ti pregherei, è del massimo che si può chiedere un editore, di rispondermi appena puoi, così ti faccio recapitare il signor Suckert, titolo del diavolo suppongo, di lavorazione evidentemente, questo è il nome del romanzo, a gran velocità. Questo testimonia che quella recensione fu galeotta e che proprio nel dialogo sui contenuti del libro e sulla volontà di intendere nel senso nacque una collaborazione editoriale che si realizzò, la lettera è dell'89, l'anno successivo con la pubblicazione del Diavolo suppongo. Libro anche questo complesso e che viene presentato al pubblico da un risvolto questa volta firmato di Federico Fellini, risvolto famoso perché naturalmente è la patente ufficiale di quei sentimenti che la lettera ricevuta dopo Germana già trasmettevano, ma che in questo momento diventano invece di pubblico dominio, pubblicati sulla... E libro per qualche aspetto fortunato, nel senso che per la seconda volta finisce nella cinquina del Campiello, anche se questa volta lo ricordo bene, arrivando quinto, non senza qualche malumore, diciamo, e però rientrò anche nella terna del commisso, quindi ci fu un'attenzione critica molto ricca e vivace, non egualmente una ragione di grande successo popolare. E su questo vorrei fare qualche ulteriore considerazione che vale ancora di più poi sul successivo Che muoio disperato, uscito 2 anni dopo. Che cos'è? Perché mai Carlo, che raccontava una storia così anche ricca di temi universali, perché l'atrofizzazione di una città medievale come Venezia nella modernità è un tema che non riguarda solo la specificità, non è l'aspetto acquatico quello che interessa, anche se l'acqua, ovviamente, come tutti i veneziani, anche a Carlo della Corte, trasmette molte cose, ma è proprio il tema della... Se poi ci pensiamo che gli anni sono l'inizio degli anni 90, cioè dopo lo famoso 89, quando il secolo breve chiude il suo destino, per capirsi,
è il se la riflessione di uno scrittore, forse una delle più esplicite da questo punto di vista, sulla fine della modernità. Nel tempo del moderno Venezia soffre, entra in conflitto, ma in qualche modo è anche animata in una lotta per la difesa. Quando il moderno rivela il suo volto meno accettabile, più disumano, più disperato e disperante, anche Venezia non ce la fa più. E i temi di Il diavolo suppongo e di Omoeus disperato, che erano già presenti, se volete, anche in Germania, sono proprio questi della perché la modernità, proprio nel momento in cui perde lo slancio vitale che in qualche modo l'ha sostenuta nel corso del Novecento, l'idea di trasformare il mondo, di fare la rivoluzione, di cambiare il destino degli uomini, di scoprire la verità, di farci andare sulla Luna, cioè tutte speranze che hanno reso il Novecento appassionante per molti dei suoi protagonisti, progressivamente si atrofizzano, la rivoluzione è quell'inferno che il muro di Berlino e Gorbaciov spiegano a chiunque, il progresso è una fregatura colossale perché ha fatto la bomba atomica molto più che ha dato da mangiare ai bambini poveri, le minacce alla incolumità della terra, della natura sono sempre più frequenti, il desiderio di accumulare sempre più sconfinate ricchezze è sempre più vanificato dalla inconsistenza delle stesse, dalla immaterialità delle stesse, che le ricchezze, per quanto mobili, quelle del denaro, hanno comunque una loro materialità nella dimensione dell'immateriale postmoderno. Uso formule veramente perché sennò non si comporterebbe parlare altre ore. Il moderno perde ogni attrattività e ne resta la sua violenza distruttiva. Questa si è esercitata su Venezia, si è esercitata umiliandone gli abitanti, corrodendone la parte strutturale, inquinandone la parte naturale. Non c'è parte della Venezia, nell'acqua in cui essa ha sede, nei palazzi che sono stati costruiti, negli uomini che li abitano, che hanno speranze di salvezza. C'è questo progressivo degradarsi di cui la mercificazione turistica della città è il segnale più clamorosamente evidente e che è quello più che stravolge la funzione degli spazi, la natura della vita urbana, la possibilità della socializzazione di cui Venezia era stata un modello, tutte le tracce della vita urbana di tipo medievale comunitario, stanno svanendo. Il diavolo suppongo è il racconto di questa progressiva e svaporare di questa realtà che è segnata dal punto di vista espressivo da una ricerca linguistica che punta totalmente sull'espressivismo. Se non vi voglio tediare qui, ma poi magari scrivendone due o tre ve li richiamerò, la quantità di metafore, similitudini e altre forme espressivamente cariche di emotività che caratterizza Il diavolo suppongo, Io muoio disperato, è impressionante. Siamo a 10 a pagina, non una ogni riga. Costantemente c'è il passaggio nell'aggettivazione in una chiave totalmente metaforica, perché le parole non bastano a raccontare la nostra disperazione, è necessario torcerle, contorcerle, modificarle, perché questo sentimento di impotenza venga fuori e abbia la capacità di aggredire una realtà ormai degenerata rispetto alla quale la denuncia sembra l'ultima chance possibile. E muoio disperato e finisco davvero, è il racconto addirittura della televisizzazione di Venezia. Cioè Venezia non è più neanche una città degradata, non è una città morente, non è una città cadente, è uno scenario da telenovela di serie B. Una sorta di cinecittà di cui ciò che resiste è il cartone utilizzabile da una televisione privata di bassa livello per costruire un serial storico in cui quel poco che resta di Venezia
svolge ancora questa funzione identica alla scenografia del famoso Studio 5 di Cinecittà, dove probabilmente Fellini avrebbe ricostruito Venezia se avesse mai fatto quel film di cui aveva parlato con Carlo e Tiziano. Però il tema significativo è proprio che questo processo di consumazione della modernità, del mito di Venezia, si capovolge in queste due figure patetiche dei due protagonisti della telenovela, che sono due figure umanamente degradate, senza possibilità di riscatto alcuno, la bella attrice, la bella donna che però è il calzolaio, che però ha un momento, un guizzo di vitalità, l'ultimo guizzo di vitalità nel successo popolare del protagonista di un film. Ecco, questo snaturamento della modernità si è concluso. Carlo, da quel giorno, secondo me, non è riuscito a ritrovare una vena narrativa ugualmente forte e ha lasciato un messaggio che è un messaggio sul quale ancora oggi possiamo riflettere, in parte condividerlo, in parte no, anche perché in Carlo tutto questo si cementava in una sorta di disperazione esistenziale che ha caratterizzato gli ultimi anni della sua vita, in una sorta di rinuncia a battersi e a lottare. E l'ultima cosa che volevo accennare è questa, che appunto questo rimuovo disperato è il risultato di una faticosa ricerca di un titolo, perché me ne leggo qualcuno di un elenco titoli romanzo 3, che sono 30 secondo me titoli, che però uno è Quaderno di dolori, La fossa d'acqua, Amata, disamata, morta, Non vergine martire, Lastrico d'acqua, L'eroe morto, Finché vita non ci separi, Acqua, vino e fuoco, in una ossessiva volontà di espressione di una disperazione ideale ed esistenziale che rende questo messaggio in una bottiglia, come sono tutti i libri, un messaggio che ancora ci raggiunge per ricordarci che le cose non stanno andando meglio. Grazie. Grazie molto Cesare per questa relazione che accende una luce intanto sugli anni del silenzio e poi ci mostra la genesi intellettuale, ma direi anche emotiva, della trilogia di cui ha parlato, collocandola nel contesto di rapporti amicali, editoriali, insomma nella rete, al centro di una rete i cui protagonisti sono lettori appassionati, implicati, critici, editori. E mettendo a fuoco in quest'ultima parte mi pare quello che sia un nucleo forte, insomma, della narrativa di cui abbiamo parlato, di cui avete parlato fino qui, che è appunto questa consunzione, come lui ha detto, della città nel moderno, nella modernità, questa reazione, insomma, che è molto forte nei romanzi, di una disperazione, di un'impossibilità di reagire a questa consunzione. Un'ultima cosa volevo riprendere, perché ha colpito molto anche a me leggendo alcuni di questi romanzi, è la presenza di queste donne, no? Sono molte, prima quelli che, di cui si è occupata Ilaria, Marsiglia, Ghirlanda e poi Germana e tutte le altre, sono veramente, meriterebbero uno studio, diciamo, di gender studies, se vogliamo, perché sono molto molto interessanti. È vero che sono donne subalterne, sono donne oggetto, sono donne così, oggetti erotici, ma hanno anche una straordinaria vitalità e sono degli elementi forti nella tessitura di questi romanzi. Passo ora la parola ad Anco Marzio Mutrle, professore emerito all'Università Ca' Foscari, che ci parlerà del vecchio e del giovane. Il vecchio è Neri Pozza e il giovane Carlo Della Corte, in una corrispondenza di cui sentiremo.